per le feste. Parliamo soprattutto di una festa particolare, ovvero la festa di Santa Lucia, che si festeggia nella notte del 13 dicembre. È una festa che ormai è conosciuta in tutta Italia, ma che è davvero molto sentita e molto festeggiata, soprattutto nel nord Europa, in particolare in Svezia, dove in occasione di questa festività preparano delle brioscine allo zafferano dolci, buonissime. Prepariamole insieme, vediamo gli ingredienti. Avrete bisogno di farina setacciata, uova, zucchero, uvetta quella essiccata, diciamo, e un panetto di lievito, latte, burro e zafferano. Per prima cosa tagliamo il burro a cubetti più piccini, perché bisognerà scioglierlo sul fuoco in un pentolino. Quindi questo è già ammorbidito, l'ho tolto circa 10 minuti fa dal frigo in maniera tale da facilitarmi il lavoro, però insomma, se anche non è ammorbidito va bene lo stesso, insomma, non siamo troppo sofisticati. Lo mettiamo in un pentolino, accendiamo il fuoco, quindi qui. Fiamma medio-bassa, insomma, non dovete friggere il burro, Quindi, passiamo un po' e aiutatevi con una spatolina. Queste brioscine sembrano davvero golosissime, e anche solo a vederle, soprattutto perché con lo zafferano prendono quel colorino giallino che secondo me è proprio invitante. E le ho scoperte da poco, non sapevo che in Svezia avessero, cioè sinceramente ero convinta che fosse proprio italiana, molto ignorantemente, si dice ignorantemente, non lo so, la festa di Santa Lucia, anche perché tipo al sud Italia so che non è molto sentita, cioè festeggiano più il Natale, invece ad esempio da me, che sono di Brescia, quindi del nord Italia, da noi è sentitissima, quasi più del Natale, nel senso che il Natale sì è il cenone, però per i bambini la festa dove si ricevono appunto doni, giocattoli, così è proprio Santa Lucia. E da noi, anche da noi c'è una piccola usanza, ovvero nella notte di Santa Lucia, cioè il 12 notte, praticamente si preparano dolcetti, biscottini e cose varie che si lasciano a Santa Lucia, che non ho mai capito perché, ma la roba gli si lascia, io gli ho sempre lasciata per terra, poverina, doveva mangiare a terra, perché in teoria a Santa Lucia arriva con l'asinello, secondo la tradizione, quindi io pensavo all'asinello, cioè facevo andare mia mamma a prendere del fieno. Ragazzi, è incredibile, e glielo lasciavo in una ciotolina e accanto qualche biscotto per Santa Lucia, che ovviamente, cioè già poverina è cieca, sembra brutto dirlo, però già è cieca, gliela faccio mangiare pure per terra la roba. Vabbè, guardate il burro che è meglio, se no mi perdo in chiacchiere. Allora, vedete, qui si è sciolto, non andiamo oltre, aggiungiamo subito il latte, temperatura ambiente, e mescoliamo finché il burro non sarà completamente sciolto. Una volta che il burro sarà sciolto, lo mettiamo in questa ciotolina e lo lasciamo intiepidire per qualche minuto, qualche. E quindi niente, vi stavo dicendo, appunto, anche da noi si utilizza questa piccola usanza, però non sapevo ci fosse un dolcetto specifico. Queste brioscine, non so assolutamente pronunciarvi il loro nome svedese e non ci provo nemmeno, però diciamo in italiano vengono chiamati gli occhi di Santa Lucia proprio per la loro forma. In realtà cercando un po' su internet ho scoperto che sono dei dolcetti meravigliosi, nel senso che ci sono persone che fanno delle lavorazioni assurde. Poi magari qui sotto vi lascio un link a una foto che ho trovato di un modo per combinarli, che poi vi spiegherò quando andiamo a farli. Ecco qua, qui ci siamo, vedete, non deve essere, cioè, è normale che abbia un colorino misto, però il burro è sciolto e quindi abbiamo raggiunto la consistenza. Non deve friggere, mi raccomando, né soprattutto bollire, quindi il latte, attenzione. Lasciamo qui per qualche minuto e poi ci aggiungiamo il lievito, quindi il lievito lo mettiamo da parte. E anche lo zafferano. Zafferano due bustine, io utilizzo questo, che sono insomma quelle da supermercato, sono 3 grammi a bustina, credo, no, scherzavo, 3 grammi a bustina sarebbe davvero costoso, sono 3 grammi totali, ci sono tipo 3 bustine e sono 1 grammo a bustina. Quindi, ora, prendiamo la nostra farina e aggiungiamo zucchero. Farina io l'ho setacciata come sempre prima, anche se la ricetta non lo richiede, il mio consiglio è quello di farlo sempre, non è mai un male. Mescoliamo bene. In realtà ci
possiamo anche essere. Prima di mettere il lievito aggiungo lo zafferano. Che vi stavo dicendo prima, ecco, sono una smemorata. Lo zafferano si può usare anche quelle, credo si chiamino pistilli, sono quelle specie di ramettini e arancioni, va benissimo anche quelli, Tanto quello che conta per questa ricetta sia il gusto, ma soprattutto il colore che gli dà lo zafferano. Quindi prendiamo la bustina, che sembra oro in questi pacchettini, tra l'altro le incollano. Ok, e versatecelo tutto per bene. Qui sembra una cospirazione contro di me, che faccio spesso questa operazione, oggi non mi riesce. Ok, eccolo qua. Zafferano, bustina 1, zafferano, bustina 2, vediamo se siamo più fortunati. No, questa non riesco neanche ad aprirla. Bella della diretta, ragazzi. Potevo aprirlo prima, è solo che va sempre sprecato lo zafferano in queste bustine, non si sa perché le facciano così. Cioè, carta velina praticamente. Ecco qua. Attenzione, ecco, tipo qua ce n'è. Già è un grammo, in più non ci aiutano a renderlo facile da togliere. Ecco qua, vedete che bel colorino giallo giallo. Anche il burro aiuta, ecco qui. Zafferano non è necessario setacciarlo, è una delle poche polveri che si scioglie per bene. Ecco qui, non è più caldo caldo, quindi possiamo mettere il lievito. Un panetto intero, è fondamentale usarlo fresco e non quello in polvere. Se vi sembra tanto un panetto, non preoccupatevi, è giusto così. Quindi, io lo taglio perché non mi piace sbriciolarlo, insomma, però con le mani. Però fate un po' come volete, insomma, vedete, si sbriciola facile, quindi potete anche... Basta che si sciolga, quello che interessa a noi è questo. Quindi, ecco qui, tutto anche il lievito. È una ricetta che in realtà è molto veloce, è carino secondo me da preparare con i bambini. Io da piccola mi sarei stra divertita. Mescolate bene. È importante che il latte non diventi troppo freddo, sennò il lievito farà molta, molta più fatica a sciogliersi. Li mescolate finché non avrete più neanche un grumo di lievito, Mi è sembrata un'idea carina quella di fare una ricetta per Santa Lucia. Poi ci saranno anche le ricette di Natale, non temete. Voglio cimentarmi nel panettone quest'anno. Panettone o pandoro, non ho ancora deciso. Se avete preferenze, lasciatemelo scritto nei commenti, visto che non ho ancora deciso bene. Sicuramente tengo in considerazione. Sì, ho sbagliato. Insomma, la faccio buona, Ecco qui, si sta sciogliendo per bene, Però abbiate cura di mescolarlo, tanto qualche minuto. E dicevo, niente, mi è sembrato carino fare una ricetta per Santa Lucia, perché davvero a me da piccola piaceva tanto, era una festa molto importante, ma ancora adesso in realtà la sento, Sarà che saranno passati gli anni, ma dentro sono sempre tutti bambini, infatti spero sempre che la mattina di Santa Lucia ci siano dei doni, però vivendo anche da sola è un po' complesso. Però insomma, Santa Lucia passa sempre, A prescindere, c'è sempre qualcosa, qualche regalo me lo fa, a volte basta anche che inizi a nevicare, penso che sia un regalo per me. Quindi, ecco qui, è quasi sciolto, completamente. Magari mi aiuto un po' con la frusta, tanto poi andrà tutto amalgamato, quindi non preoccupatevi se ci finisce un po' di farina, Amalgamatelo per bene, che sennò... Poi il lievito è difficile da sciogliere una volta che ci sarà anche la farina. Ma secondo me ci siamo. Dovrebbe essersi sciolto per bene. Quindi, pronti? Fate una piccola nicchia per il liquido e uniamolo. Ora non usate la frusta, sennò poi diventa un po' acciugo, Quindi amalgamatelo bene. Il composto dovrà risultare liscio e omogeneo, come per tutte le torte e gli impasti. Quindi abbiate cura di mescolarlo per bene.
Quando la parte liquida avrà assorbito un po' di farina, aggiungiamo un uovo. Uno tenetelo da parte perché ci servirà per la decorazione. Colpo deciso, sempre. Questo uovo si sta rompendo male. Ok, cercate di evitare i gusci che non ci piacciono. E mescoliamo. Qui dedicateci un pochino di tempo, ve l'ho detto, mescolate finché non sarà tutto bello liscio e omogeneo. Magari vi sembra un po' complesso, perché all'inizio è un po' appiccicatuccio, però abbiate cura di mescolare e vedrete che la situazione migliora. È carino anche provare qualche ricettina non proprio tipica nostra e buttarci un po' sulle tradizioni di altri paesi. Secondo me è un modo divertente anche di scoprire qualche ricetta e qualche sapore particolare. Non lo so se è fatta anche in Italia, magari ormai è stata, tante cose sono state adottate, quindi come tradizione io non le ho mai assaggiate sinceramente, né visti. Se necessario aiutatevi con un po' di farina, però prima mescolate. Vedete, è appiccicaticcio, però in realtà non troppo. Quindi gli do una mescolata con le mani e vediamo se è necessario aggiungere la farina. Tanto la preparo, così se serve è pronta. Ecco, vedete, è appiccicaticcio, però non rimane incollato alle mani. Questo perché c'è il burro anche dentro, Non è necessario che la togliete e che la lavorate impastandola, Anche questa adesso va fatta lievitare quasi 2 ore, quindi un po' ce n'è. Sì, io aggiungo un po' di farina, ma poca, Ora facciamo giusto vedere. Prima la appiattisco un po', così riesco a lavorare l'impasto e poi la giro per bene. Andate a prenderlo tutta la teglia, cioè, tutta la ciotola, la teglia. Sono già avanti. Come vi ho detto prima, non esagerate con la farina, che sennò andate a scombinare gli equilibri. Cioè, mettetene poca alla volta finché non riuscite appunto a renderlo bello omogeneo. A quel punto fermatevi, che è giusto che sia appiccicaticcio, deve essere bello elastico. Io mi diverto sempre con gli impasti. Sembra tipo ritornare bambina. Ci gioco quasi più che lavorarli. Ecco, l'ho alzato dalla ciotola, così è un po' più facile. Aiutatevi un po' come volete, basta che... Ecco, vedete, la consistenza c'è. Cioè, è elastico, morbido e più o meno omogeneo. Lo lavoriamo ancora un attimo. Vedete com'è bello giallo? Poi se usate le uova a pasta gialla ancora meglio, tipo quelle che si usano per fare la pasta. Per intenderci, devo riuscire a prendere più impasto possibile dalla ciotola che è rimasto appiccicato, mi aiuto con le mani. E lavoro ancora un attimo. Sì, ci ho aggiunto circa 2-3 cucchiai di farina, non di più. Poi comunque vi lascio tutte le dosi, considerando anche la farina che ho aggiunto, qui sotto nell'info box. E poi, come sempre, procedimento sul blog, ma ormai lo sapete. Eccoci qui. L'impasto c'è. Cercate di formare quanto più possibile una pallina. La mettete nella ciotola. Ecco qui. Coprite con un panno di cotone.
e lasciate lievitare per un'ora e mezza, anche due. Insomma, deve raddoppiare di volume, abbiamo messo un panetto di lievito. Quindi copritelo bene e mettetelo da. Dovrebbe essere ben ben lievitato, eh. Spostiamo pure l'uvetta nell'uovo. Wow, sì, ha lievitato decisamente. Come vedete, l'impasto, cioè, dovreste sentirlo, non lo potete sentire, però vi assicuro che è molto morbido e quindi si vede proprio che ha lievitato bene. Ora, prendete la farina, mettetela sul piano da lavoro, qui abbondato un pochino, senza esagerare, ma insomma, sporcatevi bene le mani, perché adesso è arrivato uno dei miei momenti preferiti, ovvero mani in pasta, guardate com'è spumosa. Forse si vede bene guardando sotto. Sembra quasi una mousse. Perché l'ho definita così? Non lo so. Questa è la caldaia. Se sentite dei rumori assurdi, è lei. Inizia a fare freddo ormai. Il periodo è quello, Prendete tutto l'impasto dalla ciotola. Anzi, per evitare che mi spavento nel mentre della preparazione, spengo la caldaia così mi viene un colpo ogni volta. Allora, è morbidissimo e vi assicuro che si sente proprio sotto le mani. Dovete farlo lievitare, non c'è storia. Non potete, perché allora dopo un'ora, devo essere sincera, l'ho guardato ed ero lì e lì per utilizzarlo già. Però due ore gli sono davvero servite, perché anche se magari non vi sembra al momento, quando poi li andate a cuocere rimangono davvero molto più leggeri, più non ariosi, non so come dirlo, si fanno quelle bollicine di aria dentro che ci stanno, perché le rendono più soffici, più leggere appunto, più digeribili, qualsiasi cosa. Quindi mescolate, continuo a dire mescolare, in realtà dovrei dire impastate, ma ormai siete abituati, no? Parlo un po' a sentimento. Allora, mescolate per... impastate. Impastate bene. Ecco qui. No, vabbè, troppo morbido. È bellissimo questo impasto. Mi piace un sacco. I svedesi ne sanno, eh. Tra i dolcetti alla cannella e questo, ormai sono un'esperta, eh. Allora, ecco qui. Adesso, quello che dovete fare è prendere una teglia e metterci carta forno. In teoria la ricetta dice di imburrare la teglia. Io preferisco sempre usare la carta forno e evitare un po' di burro se si può. Quindi, la tenete vicino e fate il classico serpentone. Quindi, mi aiuto con un altro po' di farina. E faccio un po' fatica. Proviamo con il tagliere. Sia mai che possa aiutarmi. Perché non riesco? Ok, ci siamo. Momenti di panico. Allora, non deve essere troppo grosso, nemmeno troppo sottile, quindi poi dipende anche da quanto li volete fare grandi, questi biscotti, mi viene da chiamarli biscottini perché li chiamano così, però in realtà sono delle briochine. Biscottino c'hanno poco, sono soffici, morbide. Allora, la grandezza dovrebbe essere di circa 30 cm, quindi ad occhio circa così. Forse anche un po' di più le ho fatte, però insomma va bene. Poi il gioco è, magari cercate di farli simili come lunghezza. Il gioco ora è facile perché dovete semplicemente arrotolarli, uno da un lato e uno dall'altro, e formare un panetto a
forma di, diciamo, S, e questi dovrebbero simboleggiare i due occhi di Santa Lucia. Quindi ora andiamo avanti così per tutto l'impasto. Poi andrò con l'altro impasto, secondo me ne verranno sicuramente altri 8, ma forse anche qualcuno di più, dipende anche da quanto li fate grandi. Io qui vi ho fatto vedere che la grandezza naturale in teoria è questa, quindi poi si gonfiano un po', ma sono abbastanza grossi, proprio quasi come dei panini. Questi però li ho voluti fare anche un pochino più piccoli, li ho voluti fare di varie dimensioni, giusto per vedere se con quanto lievitano, insomma, se posso anche azzardarli più piccolini nella prossima infornata. Adesso questi devono riposare circa 25 minuti, ma prima andiamo a metterci l'uovo sopra. Quindi prendete un uovo e lo sbattete in una ciotolina. Utilizzo già il pennellino. Allora, una cosa che volevo dirvi prima, ma ho preferito accelerare un attimo il video perché sennò diventa davvero noioso starmi a vedere a fare ogni singolo panetto. Non aggiungete troppa farina, nel senso che l'impasto deve avere questa esatta consistenza. Lo vedete, è un po' appiccicoso, ma non si appiccica alle mani, non deve appiccicarsi alle mani. Se si appiccica alle mani vuol dire che dovete mettere altra farina, ma in teoria andava fatto prima della lievitazione. Comunque, nel caso, aggiustate in un attimo. Deve essere molto morbido, non attaccarsi alle mani, e dovete riuscire a modellarlo, vedete? Si riesce a fare bene il bisciolino. Se ci mettete troppa farina, non riuscite a lavorarlo bene e soprattutto non si riuscirà a formare questa forma, perché non si attacca semplicemente. Quindi ora questo qui lo facciamo, l'uovo l'abbiamo sbattuto e lo mettete da parte. Adesso lasciate per una ventina di minuti questi a riposare, lieviteranno ancora un cicinino, cioè diciamo riprendono un attimo la lievitazione, ma niente di che. Dopodiché spennelliamo con l'uovo, vi faccio vedere a cosa serve l'uvetta e li inforniamo. Bene, sono passati circa 20 minuti e adesso vi spiego a cosa serve l'uvetta. L'uvetta andrà a fare da occhio a questi piccoli occhietti di Santa Lucia. Dovete posizionarla dove c'è appunto il centro della vostra spirale. Non preoccupatevi, fatela affondare bene, tanto poi in cottura crescendo lo tirerà fuori. In questo modo. Una cosa che ci tengo a precisare è che durante questa seconda lievitazione, ovvero quei minuti che l'abbiamo lasciata riposare, l'impasto tenderà a crescere ancora, quindi state attenti quando lo posizionate, tenetene conto. Allora, ecco qui gli ultimi due occhietti, perfetto, manca uno, mi era scappato, ora è perfetto. Ok, sono carinissimi da vedere, spennelliamoli con un po' di... con un uovo, quello che vi ho detto all'inizio, che avete tenuto da parte per la decorazione. Questo li renderà molto più lucidi anche alla vista. L'uovo aiuta sempre, siate abbastanza generosi. Trovo anche un po' i lati. In teoria ora dovrebbero lievitare in forno durante la cottura ancora un po', spero non troppo. Nel caso, insomma, la prima infornata la utilizzate anche come metro di giudizio per le prossime. Cioè, se vedete che crescono molto e che magari si uniscono, perché il peggio che può succedere è che si uniscono tra di loro, non è che succede il finimondo, però
Insomma, così magari con le prossime ci state un po' più attenti. Poi, visto che l'impasto comunque è molto, mi stava balenando l'idea di fare anche dei piccoli croissant, giusto per rendere un po' più italiana la ricetta. Nel frattempo, preriscaldato il forno a 220 gradi, inforniamo e tra circa 25 minuti vediamo il risultato. Circa 20 minuti e le nostre briochine sono prontissime. Qui, come potete vedere, ho già preparato le prossime da infornare e qui non è una magia, ne manca un pezzo perché l'ho assaggiato per vedere se erano cotte anche all'interno, visto che non è una preparazione che faccio sempre sempre e ancora mi ci devo abituare. Una precisazione che vi voglio fare è che queste briochine, a parte che quando le togliete dal forno lasciatele riposare perché sono incandescenti, non sono assolutamente dolci. Infatti, se guardate le dosi qui sotto nell'info box, ci sono tipo 50 grammi di zucchero che su mezzo chilo di farina sono davvero pochissimi. Quando l'assaggerete sentirete un sapore forte e se non ci siete abituati non lo riuscirete nemmeno a riconoscere. Io all'inizio, la prima volta, ho pensato che fosse lievito. Ho detto, boh, non ha lievitato bene. In realtà è lo zafferano che gli dà questo sapore molto intenso e che ovviamente a briochina fredda non si sentirà più così tanto, soprattutto se decidete di farcirla magari con qualche marmellatina o della cioccolata. Però ecco, vi avviso così, se volete aggiungere del dolce, mettete un po' più zucchero, anche 100 grammi, non è un problema, tanto è nell'impasto e ci sta. Oppure anche sopra potete spennellarle con dell'uovo insieme a dello zucchero a velo, insomma, potete un attimino giocarvela come più vi piace. Allora, vediamo, questo qua, visto che l'avevo rotto, lo assaggiamo, sono bollenti. Mi sto facendo male. Ecco, vedete, dentro è molto spumoso, molto morbido e molto incandescente, quindi ora probabilmente morirò. Però dobbiamo assaggiarlo perché... Ci sta, è molto buono. Fuori, grazie all'uovo, è molto molto croccante, sia sotto, vedete la base, ve ne faccio vedere uno magari che vedete, sotto è bello biscottato, sopra pure, però all'interno è, cioè, non so se riuscite a capirlo, è davvero sofficissimo. Adesso danno ancora per capire. Allora, vedete, qui ne ho preparati altri e nel frattempo me lo sto mangiando con gusto. Ho provato a fare dei piccoli croissant e delle S un po' più piccoline e poi vabbè un panetto con l'uvetta all'interno perché sono golosa. Quindi ora inforno anche quelli, poi vi faccio sapere, magari qui sotto vi metto le fotine di come sono usciti e se sono buoni anche farciti con qualche marmellatina. La ricetta è finita, avete visto, è semplicissima, molto carina, soprattutto per appunto per Santa Lucia, che non è che ha proprio un sacco di ricette apposite come il Natale. Secondo me è carina da provare. Fatemi sapere se l'avete provata, come vi sono usciti, se avete qualche variante della ricetta o del gusto, insomma, che volete suggerirmi, sono sicuramente ben accetti tutti i suggerimenti. Gli ingredienti sotto nell'info box e sul sito del procedimento. Ci vediamo alla prossima ricetta!